Ciao 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 a tutti! Oggi sono qui con un videotag molto femminile che mi è piaciuto molto, che ho visto sul canale di Tamara e di Sabrina, Tamara del canale Tamara Mondo Donna e Sabrina, che conoscete tutti, del canale The Hidden Beauty. Sono 14 domande. Sinceramente non sono riuscita a capire o non sono stata attenta io, o forse non era proprio detto, scritto non lo era, sono sicura, ma non credo sia stato nemmeno detto chi è l'ideatrice di questo tag. Scusate. E quindi, se per caso l'ideatrice passasse di qua, me lo potrebbe segnalare, così in modo io lo posso aggiungere. Sono stata contorta, lo posso aggiungere all'info box o addirittura al titolo. Comunque, il tag si chiama My Makeup Habits, ovvero le mie abitudini makeup. Preferisco dirlo in italiano, d'ora in avanti, così non ci sono problemi. Sono 14 domande, invito poi tutte voi, chi non l'avesse ancora fatto, a riproporlo perché mi sembra davvero carino, ma parto subito. La prima domanda: quanto spesso fai un makeup completo? Mai. Se non in occasioni molto speciali, tipo un invito a un matrimonio o comunque a un evento, altrimenti non faccio mai un make-up completo. La seconda domanda: il tuo trucco da tutti i giorni è più naturale o colorato? Solitamente è molto naturale, anche perché ho poco tempo per truccarmi la mattina e qualche volta magari può capitare che metta una nota di colore in più, però per lo più è un trucco naturale. La terza domanda: quanto tempo impieghi a truccarti? Essendo che appunto non faccio mai un make-up completo, diciamo 7-8 minuti, non di più, non arrivo a 10 minuti. Arrivo a 10 minuti, magari li supero quando faccio un mi preparo con voi, quando appunto faccio un video in cui mi trucco, ma perché? Perché mi perdo in chiacchiere, non tanto, non è il tempo con cui mi trucco, ma proprio il tempo che perdo in chiacchiere, che faccio in chiacchiere. La quarta domanda: applichi il fondotinta prima o dopo aver truccato gli occhi? Anche questa domanda va da sé perché non metto mai il fondotinta. Forse lo metterò 3 volte all'anno. Comunque, per regola, io ho sempre messo prima il fondotinta e poi ho truccato gli occhi. Anche se vedo molti video in cui le ragazze, quelle brave, non io, truccano prima gli occhi e poi mettono il fondotinta. È una cosa che non riuscirei mai a fare. Poi la quinta domanda: quali sono le cattive abitudini che non riesci ad abbandonare quando ti trucchi? Ma sinceramente non saprei quali cattive abitudini ci potrebbero essere quando ci si trucca. Non lo so, cattive abitudini. Ecco, per esempio, una cosa che mi aveva insegnato anche mia mamma, pensate, tanti anni fa. Mia mamma oggi avrebbe più di 100 anni, però lei me l'aveva detto che io ero ancora una ragazza. Prima di mettere il rossetto, picchiettare le labbra con un po' di cipria, in modo che poi il contorno viene più definito, il contorno a labbra viene più definito. Questa è una cosa che non faccio mai, non mi ricordo mai di fare, anche perché ripeto sempre fretta. Poi la sesta domanda: usi le tecniche delle beauty influencer o solo le tue? Solo le mie, perché le beauty influencer proprio non sono troppo lontane da me. Sono bravissime, sono impeccabili, ma non è il mio stile di trucco, per cui faccio da me, ecco. Poi, la settima domanda: quale passaggio nella tua make-up routine ti porta via più tempo? Penso il trucco degli occhi, ma insomma è limitato anche quello, ecco, ma magari ci metto un attimo di più per gli occhi. L'ottava domanda, 8A: quale passaggio della tua make-up routine potresti tranquillamente saltare? Cosa potrei saltare?
Ma probabilmente è una cosa che faccio già, la base, il trucco ba la base del viso, diciamo, ecco, potrei saltarla quella. E invece la 8B, quale passaggio nella tua make-up routine non salteresti mai? Il mascara, non salterei mai l'applicazione del mascara, quella proprio guai se mi manca. Scusate. La nona domanda. Quale make-up è fuori dalla tua comfort zone? Il trucco molto pesante, anche se a me piace truccare gli occhi, però il trucco molto pesante, sottolineato, appunto l'eyeliner o piuttosto la matita scura all'interno dell'occhio, ecco, non mi ci vedo proprio. È proprio lontano dal mio modo di truccarmi, ma poi vedo anche che non mi sta bene, troppo marcati gli occhi, non mi stanno bene, anche il trucco fumo, si dovrebbe dire smoke, però io dico fumo, non mi sta bene, il trucco troppo scuro non mi dona. Poi la decima domanda, usi rossetti liquidi matte, rossetti cream, gloss o tutti? Tutti, io adoro i rossetti, ecco, anche quella è una cosa che mi piace indossare sempre. E mi piacciono di tutti i tipi, sia quelli opachi che quelli lucidi, quelli sberluccicanti, il gloss, mi piacciono davvero tutti. L'undicesima domanda: se potessi usare solo un rossetto per il resto della tua vita, quale sarebbe? Io penso che non intenda tanto una marca di rossetto quanto proprio il tipo e il colore del rossetto, quindi userei un rossetto cremoso prima di tutto, per idratare anche le labbra che ho sempre molto secche, e il colore dovrebbe essere tra il rosato e l'arancio, il rosso rosa arancione. Esiste? Vabbè, comunque quello userei. Poi la dodicesima domanda, scusate, fai highlighting e contouring? Ma perché sempre questi termini in inglese che mi mettono in imbarazzo enorme, non li so pronunciare. Comunque quella roba lì non la so fare, non la faccio. E ecco, magari un po' di illuminante, l'highlighter, credo che sia quello. Ma proprio messo così, alla come viene. Però il contouring, poi non ne parliamo, non inizio nemmeno, non provo nemmeno a farlo perché è al di fuori della mia portata, non sono capace. Poi la tredicesima domanda: quale passaggio della tua routine make-up ti fa sentire più completa? Il mascara, guai se mi manca il mascara. Io ho le ciglia molto lunghe, ma sono anche chiare sulla punta, per cui ho sempre lo sguardo un po' spento, l'occhietto piccolo, anche se io ho gli occhi abbastanza grandi, ma senza mascara non mi ci vedo. Quello per me mi completa veramente il trucco. Potrei uscire senza niente, ma il mascara lo devo avere. E infine la quattordicesima domanda, quanti pennelli utilizzi? Allora, io utilizzo un pennello per il blush, uno per stendermi la terra colorata. Quella la metto sempre estate-inverno e per il trucco degli occhi diciamo tre pennelli, uno molto sottile, uno un po' più largo e uno ancora un po' più largo. Ecco, non sono una maestra del trucco assolutamente. Quindi diciamo in tutto 5 pennelli, 5, 6 al massimo. E queste sono tutte le domande. Spero il tag vi sia piaciuto, mi piacerebbe rivederlo nei canali delle mie amiche. Io ringrazio lo spunto che mi è stato dato da Tamara e Sabrina, che saluto. Un abbraccio, un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!